amici di Italian Fishing TV, siamo qua sul circondariale di Ostellato, nel Campo Nuovo delle Vallette, e con i campioni della Lenze Emiliana Tubertini Feeder affronteremo oggi un argomento molto interessante, che è quello delle esche e delle pasture che si usano qui ad Ostellato. Con noi saranno protagonisti Mario Casale. Buongiorno. Alessio Casilli. Salve. Manuel Marchese. Salute a tutti. Cristiano Barbaro. Buongiorno a tutti. Il neo acquisto della Lenza Riccardo Raggi. Buongiorno a tutti quanti. E poi eccezionalmente oggi abbiamo la terza generazione di Tubertini qui, Matteo Tubertini, che da un po' di tempo si è dedicato al feeder agonistico. Ciao a tutti. Sei venuto qua a vedere qualche segreto dai tuoi ragazzi? Direi. Il babbo ti ha lasciato in libera uscita? Sì, sì, il babbo non c'è. Quindi... Okay. Bene, andremo a vedere adesso con i nostri campioni quelli che sono i segreti, le astuzie, le tecniche per usare le esche che principalmente si usano qui ad Ostellato. Buona visione. Alessio Casilli, Manuel Marchese, con i campioni della Lenze Emiliana Tubertini affrontiamo l'argomento di un'esca che è forse l'esca principe per le brand, ossia la preparazione di fuile verde vas, che sono appunto, come dicevamo, le esche alle quali questi pesci sono abituati perché li trovano normalmente in natura. In natura. Esatto, quindi. Manuel, tu hai una provenienza dalla pesca al colpo, quindi hai fuile verde vas, non le hai usate solamente nella pesca feeder, ma anche già nella pesca al colpo quando hai fatto parte del club azzurro e nelle tue gare, diciamo. Vogliamo dire se ci sono innanzitutto delle analogie o delle differenze nella preparazione, conservazione di fuile verde vas tra il feeder e la pesca al colpo? No, a grandi linee no. Il trattamento delle esche con appunto il lavaggio preventivo del verde vas e lo smazzamento del fuil è pressoché la stessa, analogo. Cioè la dinamicità è quella, poi sì. Chiaramente cambiano un po' i quantitativi, cambiano. Certamente. Allora, il veicolo con cui principalmente si veicola il fuil sul fondo, l'unico veicolo è sostanzialmente la terra, Alessio. Sì. Che terre abbiamo portato oggi qua a Ostellato? Le terre che produce Van den Ende, che distribuisce Tubertini, diciamo, sono questi modelli che potete venire qui, che sono due argille, che c'è sia nera che nella colorazione naturale, una terra di riviera da 3 kg, una terra di fondo sempre da 2 kg, poi abbiamo questa qui che è argilla secca, che è molto utile, essendo molto asciutta viene utilizzata all'inizio per smazzare il fuil nella preparazione. Questa qui è della bentonite, che serve, poi non so se Manuel vi farà vedere la preparazione, serve per fare del fuil incollato. Questa qui è una terra rossa, molto molto sottile, che quindi fa molto fumo nell'acqua, quindi in determinate situazioni, quando c'è bisogno di fare una nuvola, diciamo, crea un'attrattiva particolare. Allora Manuel, la prima cosa da fare sicuramente quando arriviamo sul nostro posto gara con queste esche così delicate, quali sono? Sì, una volta effettuato il controllo delle esche conviene cercare di mettere a bagno subito il verde vas, anche perché è un'esca abbastanza delicata e ha bisogno di un lavaggio accurato certo. per eliminare i residui o il verde vas morto, che inevitabilmente qualcuno ce n'è. Ci sono dei settacci appositi, sì, creati esatto. Appositi di misura per le magic box. Si prende appunto questo settaccino noi ne abbiamo di due dimensioni, uno un po' più grande e uno un po' più piccolo. Quello più grande diciamo che è molto comodo per il lavaggio delle esche, però per il verde vas conviene utilizzare la maglia più sottile. Esatto. Che viene appoggiato su un magic box e poi con un altro magic box di acqua fresca, mi raccomando che l'acqua sia fresca, l'acqua fresca comunque del anche del canale, Va benissimo. Chiaro che in stagioni molto calde magari è opportuno portarsi dell'acqua nel frigo. Che... Abbiamo qui a disposizione un accessorio molto utile, sì? Che Tubertini sì. Commercializza quest'anno, che ci farà vedere Alessio. Per mantenere il verde vaso, soprattutto adesso che arrivano le stagioni calde, poi l'agonismo spesso si svolge sempre nei periodi caldi, quindi c'è il problema della conservazione.
E da poco è arrivato questo nuovo accessorio, che è una scatolina molto semplice, però il suo interno contiene due Fritz Pak che vanno messi prima in congelatore, quindi vanno messi sotto, mantiene la temperatura molto bassa e l'eventuale l'acqua che si usa lì dentro rimane fresca. E l'acqua e il verde vaso che sarà qua dentro rimane fresca, poi essendo bianca è pure molto facile individuare il verde vaso e scegliere magari quelli di taglia più bellina. Un accessorio che da qui nei prossimi mesi, quando le temperature aumenteranno, sì, in maniera importante, esatto. Altrimenti con l'acqua calda il nostro verde vaso è la prima cosa. Infatti senza quell'accessorio lì, personalmente nell'arco di una gara in stagioni calde almeno tre volte va cambiata l'acqua, sì, durante l'arco della gara, perché se no non si arriva in fondo alla gara, soprattutto una gara di fila che dura 5 ore. Abbiamo messo in tranquillità il verde vase, abbiamo il fluido adesso. Sì, intanto appunto lasciamo che il verde vase si passi le maglie del setaccio, che quelli buoni vanno sotto. Esatto, ricordiamo questa caratteristica del verde vase. Il verde vase vivo, quello vitale che useremo per innescare, sta andando fino nel setaccio, esatto. E va sul fondo. Quello morto da eliminare resterà nel setaccio. Insieme allo sporco. Sì. Comunque quella anche è un'operazione che dopo vedrete almeno due volte, se non tre, va fatta. Va ripetuta. Nell'arco prima di arrivare all'inizio della gara. Esatto. Il fuil, chiaramente adesso noi qui lo presentiamo a livello di come ce lo consegnano i fornitori. Chiaramente noi lo avremo all'interno di una matriosca, perché l'abbiamo dovuto presentare al controllo esche, certo. E di solito la matriosca per il fuil, il quantitativo è il quarto di litro. E chiaramente ce l'abbiamo, eccola qui la matriosca, facciamo vedere il quantitativo, questo qui, ecco. Quindi noi riempiamo la matriosca con il fuil ancora, diciamo, da smazzare. Assolutamente sì. Questo è il, diciamo, ricordiamoci che non va pressato troppo, perché è molto delicato, però questo è il quantitativo, è già un bel quantitativo di fuil. Questo è il quantitativo che si presenta al controllo delle esche. Chiaramente con una carta noi si di solito due persone. Si pesca tranquillamente in due certo, persone. Certo. E comunque con questo quantitativo di fuil una gara feeder la si affronta tranquillamente e si può utilizzare il fuil in varie modalità, certo. Sia incollato, lo vedremo, sia se vogliamo preparare una pasturazione pesante con il pongo, oppure slegato nella terra, da utilizzare proprio come fosse una pastura. Certo. E con questo quantitativo si riescono ad avere le tre possibilità. Fare tutto. Le tre magari no, ma due possibilità sicuramente, perché chiaramente in un canale come questo quello incollato serve poco, serve più quello libero. Il pongo iniziale oppure quello libero che useremo in un posto dove l'acqua, esatto, serve più il pongo e quello incollato, perciò diciamo che certo. Vediamo nel dettaglio allora. Perciò questo è un quantitativo che a noi in questo momento non serve più, perché dovremo lavorare con il quantitativo. Allora Manuel, adesso cominciamo la fase saliente su cui vogliamo fare il focus oggi in questo video, la preparazione del pongo con il fuil. Come ti comporti? Sì, allora tendenzialmente prendo il fuil, lo rimetto sul giornale e ne tolgo circa un ottavino. Quindi circa la metà di quello che hai a disposizione. Esatto. Tu parti con questo quantitativo di fuil per fare il pongo, per preparare un pongo. Un ottavino di fuil con un pacco di terra di somma, che sia nera o chiara, a seconda di quello che si abbiamo vuol in fare. Testa, con un po' di
argilla grigia che dopo io utilizzerò per slegare il fuil. Mentre tu fai questa operazione importante di preparare il fuil con la slegatura, Alessio ci farà vedere come prepara la terra di somma, vero? Con il setaccio importante. Le terre vanno, è importante setacciarle, certo, per togliere i grumi che inevitabilmente hanno e per far sì che insomma il nostro impasto sia molto uniforme, sia omogeneo. Giusto. Quindi va preventivamente setacciata con il setaccio più sottile. Questi sono i nuovi setacci che hanno fatto che vanno una misura grande che va sul mastellone. Sì, questo è interessante. Avendo, non c'era prima questo articolo. Non c'era prima. Avendo esatto, una superficie molto ampia si fa molto prima a setacciare la terra, certo, perché è molto più grande. Mentre Alessio prepara la terra setacciata, un'operazione molto importante, altrettanto importante è quello che si sta accingendo a fare la forbice. Alessio, che apriamo l'argilla, quello che sta accingendo a fare Manuel, che è la fase di scollatura, di apertura del fuil, che altrimenti sarebbe quasi inutilizzabile così, perché le larve sono tutte attaccate. Ma poi non riusciamo a gestirle, a spargerlo uniformemente sulla terra. Nella terra, ecco. Quindi va assolutamente slegato prima. Questa bentonite grigia, argilla grigia, Manuel ne ha preparato con un ottavino di fuil circa un quarto di litro. Sì. Di questa polvere finissima. Ecco, adesso delicatamente le particelle dell'argilla grigia si mescolano al fuil e vediamo come le larve si scollegano l'una dall'altra. Si separano. In questo modo le possiamo poi mescolare in maniera più uniforme alla terra che Alessio sta preparando. Esatto. In più ricordiamo anche che questa argilla ha un potere anche. Esatto, questa collante. Argilla meccanicamente serve all'interno del pongo per fare in modo di agglomerare meglio la terra di somma. Certo, quindi dà una consistenza maggiore, che vuol dire una durata nel tempo maggiore della palla, esatto, che si va a formare. Bene, siamo nelle fasi conclusive dell'opera di apertura del fuil, sì, di slegatura. Appunto, qua si nota chiaramente appunto che il fuil si è tutto disperso nella polvere di bentonite. Adesso questo insieme qui andiamo ad aggiungerlo alla terra di somma. E lo misceliamo uniformemente. Fallo vedere. Mentre Alessio sta accuratamente mescolando il fuil alla terra di somma preparata, Manuel si prepara a fare un'operazione altrettanto importante, che è quella di preparazione del pasturatore per poi poter fare il fondo iniziale con il pongo. Manuel, che tipo di pasturatore usi tu per fare questa cosa? Personalmente utilizzo un pasturatore metallico di dimensioni generose. Il regolamento consente delle dimensioni 50 di diametro per 70 di altezza. Personalmente io utilizzo questo tipo di pasturatore da 80 grammi che commercializza l'azienda Tubertini, che è di dimensioni comunque molto vicine a quello al massimo consentito, e però bisogna fare un'operazione di nastratura sia della parte interna che della parte esterna. Come mai, Manuel, secondo te è necessario fare questa cosa? Mentre lo fai ce lo spieghi anche. È fondamentale eseguire questa operazione per fare in modo che le pareti risultino lisce, perché avendo la gabbietta e andandoci a inserire del pongo, che comunque sarà una palla, diciamo, poco più piccola, un po' malleabile, se questa palla si riesce ad aggrappare sulla maglia alle finestrelle del pasturatore, chiaramente non si riuscirà a scaricare tutte le volte. Certo. Invece, creando una parete liscia soprattutto all'interno, ma a questo punto conviene nastrare anche l'esterno, si creerà quell'effetto scivolo che poi il pongo stesso a contatto con l'acqua crea quella patina che aiuta a scaricare nel momento in cui... Immediatamente.
nel momento in cui verrà data la botta con la canna. Con la canna. Poi lo faremo vedere in pesca questo particolare che però è molto importante. Mentre Manuel fa questa operazione, raccontaci anche cosa facciamo, per preparare il pongo, Manuel. Sì, Intanto abbiamo beh, mescolato bene la terra con il esatto. fuil. Allora adesso attraverso un vaporizzatore, un attimo che finisco questa parte qui, Operazione. Abbandoniamo un perfetto. attimo questa operazione e ci concentriamo sulla preparazione del pongo. Mi sposto. Serve uno spruzzino, un vaporizzatore, deve nebulizzare, non buttare a getto ma nebulizzare, e personalmente senza mai più toccare la terra con le mani, ma ruotandola solamente. Questa fase, per chi ha visto anche i video di pesca al colpo, è molto simile, direi. Manuel, correggimi se sbaglio, Sì, La assolutamente. preparazione Azione identica. è molto simile a quella che abbiamo visto fare, tante volte anche nelle gare di pesca al colpo, dove è consentito usare il fuil. È da notare l'accuratezza con cui Manuel gira il contenitore È e cerca importantissimo bagnare uniformemente la terra, tutto il però. composto, perché è fondamentale. E non ci mette mai le mani, Manuel, dentro. No. Non ci si mette mai le mani perché altrimenti si creano dei grumi, No, più più che altro è facilmente. appiccicosissimo, Poi è quindi molto sì. appiccicosa. Si è, diciamo, raccolta in palle più o meno grandi, Sì. all'interno delle quali Poi comunque vediamo vanno anche, lavorate adesso con le mani. certamente, però la consistenza è sicuramente cambiata molto. Uno degli indicatori che la terra è al punto giusto, Manuel, è la sua lucentezza, Sì, vero? assolutamente sì, perché Quando vuol si. dire che ha raccolto l'acqua che Tutta aveva. l'acqua possibile. Se noi mettessimo ancora dell'acqua, cosa succederebbe adesso? Che diventerebbe molto molto liquida. Invece Quindi così va sul liquido. Passerebbe dalla parte opposta, sì. quindi non avremo più l'effetto che ci Diventa una serve, famiglia che è quello di portare sul fondo le nostre e esche lavorare. e avere una durata e comunque lavorare. Deve essere una cosa dinamica anche il pongo, che a Esatto. differenza del suo nome. Questo per una pasturazione pesante, perché le nostre gare a feeder prevedono la possibilità di fare una pasturazione pesante per 10 minuti prima dell'inizio della gara. Certo. Perciò molte volte questo tipo di Composto preparato viene gettato in acqua in quei 10 minuti. all'inizio. Questo si usa solo per il fondo iniziale sostanzialmente. Viene Esatto. preparato e buttato tutto nel fondo Nei iniziale. 10 minuti iniziali. Secondo la tua esperienza, Manuel, quanto tempo dura sul fondo una palla così preparata? Un'oretta? Forse anche un po' di più, Cioè, noi abbiamo sì. visto che Un'oretta e tornandoci mezza. sopra, anche dopo un'ora e mezzo, magari ci si può Pesci si trovare qualche trovano. pesce, perché magari Anche ancora qualche particella di fuil, quindi qualche breme ancora dopo un'ora e Ecco, mezzo. poi l'importante è cercare di preparare preventivamente almeno una dozzina di Sì, salamini. quelle che ci vengono, una Quelle decina, 10-12, 10-12. anche perché comunque nei 10 minuti di pasturazione pesante più di 12-15 giri, a seconda della distanza di cui uno pensa di pescare. E poi queste appunto vengono inserite nel pasturatore. Il pasturatore viene lanciato in acqua e dando un colpo secco Deve uscire. deve uscire. Per questo l'importanza della parete interna liscia, Assolutamente perché sì. deve fare il minor attrito possibile all'uscita della Solo il nostra minimo palla. per consentire il lancio, però poi in acqua deve Certo. scaricare subito. Ecco, la palla, quando tu la metti dentro al pasturatore per farla stare dentro, perché il rischio è che sia troppo scivolosa e esca. Assolutamente sì. Quindi ho visto che tu un po' la sagomi, un pochino. Sì, Ce la fai assolutamente. rivedere questo passaggio? Sì, praticamente creo il salamino, lo infilo all'interno del Da pasturatore, sotto, da sotto, da sotto, da e sotto, poi questo do particolare una importante. leggera sagomatura in Allargata. maniera che subito, diciamo, nello strappo iniziale tiene, Tiene. però nella botta secca che riceverà poi, ovviamente, ci sarà anche l'acqua, L'impatto dell'acqua l'impatto dell'acqua e l'acqua che aiuterà a scaricare, questo qui esce esce. e mi rimane lì sul fondo. Certo, perché a differenza del colpo, dove questa cosa si fa a mano con la Sì, scodella, esatto. qui bisogna farla con uno strumento che è molto meno preciso, quindi bisogna. Sì, chiaramente ci vuole una canna adatta, molto potente, molto rigida, Certo. ci vuole
rigorosamente la treccia, non il nylon, perché il nylon ha un effetto elastico. Troppo elastico, non riesce a scaricare. E non si riesce non a scaricare. Si riesce a fare efficacemente. Alessio Manuel ci ha fatto vedere come prepara le pale del Pong, come prepara il pasturatore, ma per lanciare questo pasturatore che alla fine ha un peso molto importante, poi, raggiungiamo i 100, di terra, superiamo 100, anche 150 grammi, forse occorre una canna idonea, canna a questo uso. Molto potente. Ad esempio come? Ad esempio Tubertini commercializza le Next Generation, che adesso verrà sviluppata in un nuovo prodotto 2018 che a breve sarà disponibile, comunque una canna con casting di 200 grammi. Perché altrimenti non riusciamo a lanciare, non riusciamo neanche a avere la forza giusta per scaricare. Quindi una canna con la struttura proprio idonea, sì, per impegni importanti, sì, gravosi. Sì, sì. D'accordo. Next Generation, potenza 200 grammi. Esatto. È una canna che nasce per la pesca violenta dei barbi nel fiume Po, quindi è una canna che è abituata ad essere sollecitata. Assolutamente sì. E naturalmente una treccia di dimensioni molto più generose di quelle che usiamo normalmente per pescare, cioè una treccia di una trentina di libbre che monteremo su un mulinello specifico che useremo solo per scaricare, per solo per fare questo. Di cosa. Perché se usiamo una treccia sottile rischiamo di romperla, certo. Perché appunto saranno almeno 150 grammi. Certo, Allora Manuel, tu ci hai fatto vedere prima che come prepari le pale per la pasturazione iniziale, no? Ecco, ma se io volessi alimentare anche durante la gara con un composto così tenace, sì, come ti regoli? Assolutamente, molto più semplice, perché basta fare una pallina di dimensioni più contenute. Certo. Tendenzialmente per portare tranquillamente la pallina sul fondo si usa un pasturatore chiuso tipo un open end, o anche va bene una gabbietta, ma l'importante è che sia chiusa con una strata. Si inserisce la pallina, si carica il pasturatore con due tappi di pastura ai lati, pronto. Si lancia in acqua, questo in acqua la pastura si scioglie nel momento in cui vieni via, la pallina rimane lì. E abbiamo anche quindi una pasturazione di mantenimento. Assolutamente sì. Assolutamente perfetto. Bene. Vediamo l'innesco del Verde Vase su un amo della serie 204 che, essendo abbastanza sottile, comunque permette. Adesso in questo caso abbiamo un Verde Vase che non è neanche molto grande, però comunque sia bisogna fare attenzione di bucarlo nei pressi della testa, perché è l'unico punto in cui comunque l'esca tiene, senza però scoppiarlo. Delicatezza, mettiamo 4 fili, ecco qui, è un classico innesco. Un altro innesco molto catturante è quello di un vermettino innescato al centrocorpo con l'aggiunta di 2 o 3 fili di Verde Vase. Eccolo qua.